L'Alliofil che in Roseto trionfa in Coppa Italia di Serie B, battendo in una finale emozionante Cividale del Friuli. Trofeo che torna nel Lido delle Rose dopo 24 anni, quando l'allora team biancazzurro, guidato da Trullo e Bonaccorsi, sconfisse Biella. Emozioni sin dalla palla 2 sul parquet del Palamaggetti, gremito con oltre 2500 spettatori. Gara che Roseto ha comandato dal primo minuto, anche con scarti superiori ai 14 punti, ospiti però bravi a rientrare nella seconda parte di gara. Poi ci hanno pensato Di Emidio, Amoroso, una super difesa e soprattutto il pubblico sugli spalti. Menzione però per uno su tutti, coach Danilo Quaglia, 27 anni di età, alla sua prima esperienza da capo allenatore, a fine partita occhi lucidi per lui, che da Rosetano Doc difficilmente dimenticherà questa giornata. Guarda, io penso che ogni singolo membro della squadra sia felice quanto me, quanto Edo. Questa vittoria è di tutti, abbiamo attraversato periodi complicatissimi, difficilissimi, non auguro a nessuno. Questa vittoria è una vittoria d'orgoglio, di anima. Questa squadra ha un'anima, ha tirata fuori anche oggi in un momento di grandissima difficoltà. Niente, per l'ennesima volta siamo riusciti a vincere una partita messa su un altro piano. Abbiamo dimostrato ancora una volta di poter vincere in diverse, giocando in un diverso modo. Oggi non siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior gioco, però abbiamo portato a casa la partita che era l'unica cosa che contava. Oggi tre partite in tre giorni si fanno sentire e si sono fatte sentire. Ovviamente anche complice il roster ridotto, non c'era Rincola Me, non c'era capitano Antonello Ruggero, ha dato una grandissima mano a Riccardo Bassi nella prima parte di gara, poi nel finale è cresciuto, oltre a il duo Edoardo Di Emidio e Valerio Amoroso, è cresciuto il pubblico del Palamaggetti, che oggi è stato veramente importante. Assolutamente sì, erano bellissimi da vedere, rumorosissimi, ci hanno anche loro permesso di vincere questa partita, soprattutto nei momenti di difficoltà, quindi siamo contentissimi di poter alzare questa coppa davanti a questo pubblico meraviglioso. Domenica prossima arriverà Iesi, non possiamo permetterci di perdere, dobbiamo vincere la partita e niente, siamo fieri di questa coppa, ce la godiamo fino a martedì, poi da mercoledì inizieremo ad allenarci pronti per domenica.